A livello amministrativo in città noi comunque resteremo critici nei confronti dell'amministrazione. Non è che il nostro ingresso nel partito ci ha quietato per aver ricevuto il contentino alla provincia, assolutamente. La mozione di sfiducia sta sempre pronta, mettiamola così. E la mozione quando di sfiducia chi è che non l'ha voluta firmare? La firmerete, la mia firma c'è sempre. Siamo passati da una mozione di sfiducia da voler portare è da un notaio a 100, 200, così. 300 giorni. Si poteva. Se ci vogliono tempi la così mia lunghi firma non si è mai mossa, non lo per so. Firmare una mozione di sfiducia. Allora era meglio che vincevessi almeno la mia firma c'era quella di Gianluca no. Quella di Gianluca c'è sempre stata perché è partita l'iniziativa, così come era partita la richiesta di andare dal notaio. Notaio che è stato sempre messo in uscita. L'analisi, diciamo, politica delle modalità con cui si è condotta la campagna elettorale, di come si è deciso, diciamo, di trascinare il paese dentro questa contesa, delle parole d'ordine utilizzate, del messaggio che si è dato all'Italia. Io credo davvero che bisognerebbe ragionare un attimo di questo e inevitabilmente Renzi sarà costretto anche a ragionare di questo nei prossimi giorni. Almeno nella prima fase della campagna elettorale c'è stata una spinta anche verso un giudizio sull'esecutivo. Per quanto concerne la riforma, io ritengo che insomma, si trattava di un tentativo che poteva essere criticabile sotto certi aspetti, ma che andava nella direzione di assicurare la governabilità al Paese. E adesso si profila invece un momento di incertezza. D'Alema ha disaccionato 20 anni di leadership della sinistra italiana. Quindi io mi auguro che venga fatto in quello che, insomma, io credo che questa sera si sia nei fatti avviata la scomposizione del quadro politico da destra a sinistra, al centro, su e giù in questo paese. Credo che questo sia uno dei dati